disdetta per il Napoli, le ultime notizie non possono che dare un dispiacere ad Antonio Conte e rendere più complicata la corsa a scudetto. Un debutto shock, e poi la svolta, e così il Napoli di Antonio Conte ha iniziato a correre. Dopo la brutta sconfitta col Verona nella prima stagionale, i partenopei hanno messo in fila 10 punti in 4 partite, con 9 gol segnati e uno solo subito. Oggi sono secondi alla pari dell'Udinese e a meno 1 dal Torino, dimostrando di essere un avversario più che credibile per la lotta scudetto. Ma le ultime notizie rischiano di complicare i piani della società campana. In poco tempo il nuovo allenatore ha saputo costruire una squadra solida in ogni reparto, anche dopo i tanti cambiamenti dell'ultima estate. Le prestazioni del Napoli sono in crescita, e tanti giocatori che avevano deluso nella scorsa stagione ora sono tornati a splendere. Le insidie, però, sono dietro l'angolo, e Conte dovrà essere bravo a tenere unita la squadra lungo tutta l'annata, alternando a dovere titolari e riserve. Alcuni giocatori nuovi stanno già dimostrando di valere l'investimento fatto da De Laurentiis, a partire principalmente da Scott McTominay, tra i protagonisti contro la Juventus. Ma anche i senatori del Napoli si stanno confermando, come ad esempio Alex Meret, che è tornato a essere un portiere molto affidabile come nell'anno dello scudetto. Proprio contro i bianconeri, però, l'estremo difensore friulano ha dovuto abbandonare il terreno di gioco dopo circa mezz'ora a causa di un problema fisico, che rischia di essere una tegola per Conte. Napoli senza Meret, i tempi di recupero e la soluzione di Conte, il cambio tra i pali non ha compresso le possibilità del club partenopeo di portarsi a casa un punto dalla Juventus Stadium, come è in effetti avvenuto. Ma il Napoli dovrà fare a meno del suo portiere titolare per un po', dopo il responso dei test medici. Nel primo pomeriggio di lunedì, la società ha reso noto che Meret ha riportato una distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Antonio Conte rischia dunque di perderlo per almeno 3 partite, se non di più. Questo tipo di infortunio richiede infatti un periodo di riposo compreso tra le 2 e le 4 settimane. Ciò significa che Meret salterà quasi sicuramente la gara di Coppa Italia di giovedì contro il Palermo, e poi quelle di campionato contro il Monza e il Com. Nel peggiore dei casi, il giocatore potrebbe tornare a disposizione solo a partire dal 26 ottobre, in casa contro il Lecce. Meret rischia quindi di non giocare per circa un mese, saltando anche la sfida del 20 ottobre a Empoli. Fortunatamente per il Napoli, in questo periodo di assenza non è previsto nessun big match, se non altro. Conte si affiderà tra i pali a Elia Caprile, che è subentrato a Meret già contro la Juventus,